Folla di curiosi questa mattina sulla riviera di Pescara, dove il sindaco di New York Bill de Blasio è arrivato in visita privata per 2 giorni. Il primo cittadino della metropoli americana ha ricevuto la visita anche del presidente della regione Luciano D'Alfonso. Ho salutato con piacere il sindaco de Blasio, strappandogli, ha detto il governatore della regione Abruzzo, la promessa di tornare a Pescara per partecipare ad un dibattito con il sindaco di Londra Boris Johnson ed il politologo Edvard Luttwak. Il sindaco de Blasio mi ha detto che accetterà volentieri l'invito, ha detto D'Alfonso. De Blasio ha ricevuto nell'hotel del centro di Pescara anche la visita del sindaco Marco Alessandrini. Sì, un piccolo giro, ma sono contento di incontrare il sindaco, un sindaco bravo, intelligente. Chill, molto chill, una parola in inglese, chill. Sono contento di avere questa amicizia e l'opportunità per un... come si dice? Colleganza. Per lavorare insieme sui problemi delle città, perché le problemi delle città sono lo stesso in tutto il mondo. Ho oggi un nuovo amico e un nuovo collega, ma questa è una bella città. Tristemente abbiamo solamente pochi minuti qua, ma è una bella, veramente bella città, una bella giornata, e sono contento che il sindaco ha un programma per rispondere ai problemi di Pescara. Ma la cosa importante, abbiamo parlato di questo, è un sindaco accessibile, perché i cittadini a questo punto nella storia hanno bisogno di leader più accessibili, più vicina alla gente, e sono contento perché lui è uno di questo tipo di leader. Oggi è veramente un grandissimo privilegio quello di essere a colloquio privato per questa mattinata, perché i problemi delle città sono veramente molto simili, anche se certo Pescara non è New York, non è una megalopoli e noi non siamo negli Stati Uniti, e anche il ruolo del sindaco, che resta la prima interfaccia fra la cittadinanza e le istituzioni, è quello che diceva Bill, ossia le necessità di essere sempre disponibili. Abbiamo parlato anche di Kipling, che cita in una celebre poesia questo, e naturalmente il fatto che è un lavoro impegnativo, ma è l'onore più grande, perché significa rappresentare la propria comunità. 117.000 persone quella di Pescara, 8 milioni e 4 quella di New York, ma il concetto è lo stesso.